Tragedia a Bisignano, bimba muore soffocata, indagini. Tragedia a Bisignano in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, una bimba di appena 6 anni, di origine curda irachena, ospite del centro di accoglienza SAI della cittadina del Cosentino, sarebbe deceduta soffocata mentre mangiava. Sulla morte della piccola sono ora in corso le indagini. La famiglia, accortasi dell'accaduto, ha dato allarme e si è resa necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Dal comune di Bisignano, pertanto, rendono noto che gli eventi previsti per questa sera e per domani sono annullati per il grave lutto che ha colpito la nostra comunità per la perdita della piccola Anu, curda irachena, ospite del nostro centro di accoglienza SAI. Giovane trovato morto in mare, lutto cittadino a Vibo Valentia. Lutto cittadino oggi a Vibo Valentia a seguito del ritrovamento in mare avvenuto nella giornata di ieri del corpo di Gabriele Alessandria, il giovane di 23 anni, scomparso sabato dalla frazione Porto Salvo. A proclamare il lutto è stato il sindaco Enzo Romeo con apposita ordinanza, ritenendo così di interpretare il sentimento dell'intera comunità, profondamente colpita dalla drammatica notizia e che ha manifestato un unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari. L'ordinanza dispone quindi che tutti i titolari di attività commerciali e pubblici esercenti evitano di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Vietate quindi le attività ludiche e ricreative, incompatibili con il carattere luttuoso della giornata e con il decoro urbano. Invitati pertanto i cittadini a partecipare in raccoglimento e rispetto alla celebrazione dei funerali che si terranno pomeriggio nel Duomo di San Leo Luca a Vibo Valentia. Il corpo del giovane, allontanatosi sabato pomeriggio da solo a bordo di un pedalò dalla spiaggia di Bivona, è stato ritrovato lunedì mattina in mare dalla Guardia Costiera, allertata da alcuni bagnanti. Giovane folgorato resterà in coma farmacologico per almeno 72 ore. È ricoverato in sala rianimazione al Policlinico di Catanzaro il giovane di 18 anni rimasto folgorato assoverato dopo aver toccato un lampione. Il giovane trasportato d'urgenza nel capoluogo si trova al momento in coma farmacologico. Secondo quanto si è appreso resterà ancora sedato per 72 ore. Trascorso questo termine, i medici proveranno a svegliarlo per valutare concretamente eventuali danni interni. L'incidente in piazza Casalinuovo ha lasciato sgomento nella comunità soveratese. Continuano le indagini per appurarne le cause, mentre già da ieri sera la zona del fatto è stata sequestrata. Maltrattamenti, divieto di dimora e obbligo di allontanamento da casa per un 37enne. Maltrattamenti ai danni dei genitori, queste le accuse che sono alla base dei provvedimenti notificati nei giorni scorsi a un uomo di 37 anni, residente in provincia di Catanzaro. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, quando venne presentata anche la denuncia, i provvedimenti allo scorso 16 agosto. Il 37enne, difeso dall'avvocato Giuseppe Vetrano, al momento è sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di dimora presso il comune del Catanzarese in cui risiede, con la prescrizione aggiuntiva di non avvicinarsi ai luoghi stabilmente frequentati dalle persone offese, con l'obbligo di mantenere dalle persone offese una distanza non inferiore a 500 metri, con divieto di comunicazione con loro con qualsiasi mezzo. L'uomo è stato sottoposto questa mattina all'interrogatorio di garanzia dal GIP Santo Emma. Nei prossimi giorni si pronuncerà sulla modifica, la conferma o l'annullamento della misura. Cerimonia ricca di emozioni a Soverato e Satriano, i carabinieri commemorano l'appuntato scelto Renato Lio. Ieri mattina a Soverato e Satriano si è svolta la cerimonia in memoria dell'appuntato scelto Renato Lio, vittima del dovere ucciso nella notte del 20 agosto del 1991 alle 2.30 circa in località Russomanno, nel comune di Satriano, mentre seguiva un posto di blocco durante un servizio di perlustrazione. La cerimonia, ricca di emozioni, è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro offerta dall'amministrazione comunale di Soverato presso la stele pospiciente il comando compagnia carabinieri e poi proseguita con la celebrazione di una santa messa nella chiesa di Santa Maria Immacolata di Soverato, officiata dal cappellano militare del comando Legione Carabinieri Calabria Don Vincenzo Ruggero, alla quale hanno partecipato, oltre alla vedova e ai familiari dell'appuntato Lio, il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, colonnello Giuseppe Mazzullo.
E ancora il sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Catanzaro, dottoressa Deborah Rizza, e il procuratore capo della Repubblica di Lamezia Terme, dottor Salvatore Curcio, il prefetto di Catanzaro, dottor Enrico Ricci, rappresentati dalla questura, della Guardia di Finanza, il comandante della Capitaneria di Porto e rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dei sindacati dell'Arma dei Carabinieri, Unarma, SIM, USIC, unitamente ai sindaci dei comuni di Satriano e di Soverato. La solennità dell'evento è stata accompagnata dalla resa degli onori ai caduti da parte di un plotone di rappresentanza di comandanti di stazione della Compagnia di Soverato e di un militare trombattiere dell'Arma. Al termine della funzione, la famiglia Lio e i suoi militari dell'Arma hanno raggiunto la rotatoria Russo Manno di Satriano Marina, dove è stata deposta da due carabinieri in GUS e due agenti della polizia locale una corona d'alloro ai lati della lapide dislocata dove è avvenuto l'assassinio del militare, avvenuto 33 anni fa. TAR conferma scioglimento comune di Capistrano. Deve ritenersi compiutamente provata da un lato la presenza della criminalità organizzata sul territorio comunale e dall'altro il rapporto tra esponenti della malavita e amministratori locali. Così il TAR del Lazio, in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dagli ex amministratori del comune di Capistrano per contestare il DPR con il quale a metà ottobre scorso è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. Con l'impugnativa in questione, i ricorrenti, tra l'altro, rappresentavano un errore procedimentale, non avendo la commissione d'accesso rispettato il termine massimo per depositare la propria relazione, evidenziavano come la decisione dello scioglimento sia stata conseguenza di un pregiudizio derivante dalla collocazione geografica dell'ente e rappresentavano la contraddittorietà del provvedimento. Il TAR, premettendo in linea generale come i ricorrenti non abbiano allegato alcun elemento per dimostrare l'inosservanza del termine per la produzione della relazione, ha successivamente escluso che il provvedimento di scioglimento si fondi su un pregiudizio territoriale e tutto ciò in quanto la presenza nell'ambito comunale di consorterie mafiose non costituisce la ragione del commissariamento dell'ente, essendo stata la decisione basata su una serie di elementi concreti che dimostrano l'influenza mafiosa sull'amministrazione locale. Sul tema degli effettivi influssi sulla gestione dell'ente, i giudici hanno inizialmente escluso che lo scioglimento si basi su un presunto scambio politico-mafioso. Tale tesi non trova alcun riscontro negli atti istruttori né nella proposta ministeriale. E a fronte di ciò perdono di mordente le argomentazioni spese da parte ricorrente, atteso che esse si esauriscono nella negazione dell'influenza della criminalità organizzata sull'ente locale, sulla scorta dell'osservazione pacifica, che nessun amministratore risulterebbe indagato o condannato per reati di tale indole. Tuttavia, da un lato, sono acclarati i rapporti opachi, al di là del rilievo penale, con soggetti controindicati e dall'altro è evidente il tentativo di mantenere una parvenza di regolarità nel processo elettorale. Nel comprensorio si continua a raccogliere firme per dire no all'autonomia differenziata. Nel comprensorio soveratese si continua a raccogliere firme per dire no con forza sull'autonomia differenziata. Le valutazioni dell'esponente del PD Michele Drosi. Beh, la raccolta delle firme sta andando al di là di ogni previsione, perché non c'è dubbio che questa legge Calderoli non fa altro che spaccare ulteriormente il divario, il paese, ed aumentare il divario molto netto che esiste da sempre tra nord e sud del paese. Quindi bisogna fermare, diciamo, questo provvedimento. Mi auguro che la raccolta delle firme, che sta andando benissimo, riesca a produrre un referendum e il referendum riesca a sconfiggere questa proposta veramente assurda, propugnata da Calderoli e abbracciata, anche se con qualche mal di pancia, da tutto il centrodestra. Quindi mi auguro che quello che sta accadendo porterà a riflettere ulteriormente anche alcuni settori, diciamo, del centrodestra, delle forze di governo, e che si possa in qualche modo porre un argine ad un provvedimento
che non farebbe altro che penalizzare ulteriormente il Sud, che già vive una condizione di grave difficoltà. Insomma, la Calabria e il Sud sono fanalino di coda in fondo a tutte le classifiche di ogni ordine e grado, quindi noi avremmo bisogno di provvedimenti legislativi in grado di rilanciare il Sud, di rilanciare la nostra regione in settori difficili, appunto come la sanità, come i trasporti, la ferrovia ionica, la 106. Ci sono questioni che aspettano di trovare una soluzione da anni e qui ci propinano provvedimenti che non fanno altro che penalizzare ulteriormente il Mezzogiorno, la Calabria e i nostri territori. Ultime ore di maltempo in Calabria, poi torna l'anticiclone. Bombe d'acqua unite al vento hanno interessato anche diverse zone della Calabria, creando disagi, molti gli allagamenti segnalati sia sulla fascia ionica che su quella tirrenica, con diverse località che hanno registrato fino a 30 mm di pioggia in pochi minuti. Disagi per la viabilità a causa di strade allagate e sottopassi chiusi, anche nell'Ametino. A Catanzaro sono stati registrati disagi soprattutto nei quartieri a sud, disagi anche a Cosenza, dove in particolare i locali che ospitano il pronto soccorso e la rianimazione dell'ospedale sono stati allagati in seguito alla pioggia caduta sulla città. I pazienti sono stati trasferiti in altri ambienti della struttura. A documentare l'accaduto con un video pubblicato sui canali social l'esponente del PD Carlo Guccione, che commenta: ecco, adesso il nuovo reparto di rianimazione all'ospedale di Cosenza. Ritornando alla situazione meteo, la temperatura è sensibilmente scesa, regalando un po' di frescura dopo giorni di temperature elevatissime. Le previsioni indicano allerta gialla per tutta la giornata di oggi per precipitazioni sparse anche a caratteri di rovescio o temporali, anche di forte intensità. I fenomeni saranno associati da attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle immagini acquisite grazie ai satelliti meteorologici geostazionari, secondo il Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, è possibile osservare lo scenario dei sistemi nuvolosi. A Chiaravalle Centrale la processione di Maria Santissima della Pietra di domenica. Accompagnata dal concerto bandistico di Cardinale e portata a spalla dai portatori, la statua della Madonna della Pietra a Chiaravalle Centrale è stata portata in processione per le vie della cittadina delle Preserre Catanzaresi. Partita dal santuario di Via Foresta, ha attraversato tutte le vie della cittadina. Presente l'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Donato e anche in questo caso si è notato la devozione e la fede per la Madonna della Pietra, visto la partecipazione che c'è stata, numerosissima. E inoltre saluti e fuochi pirotecnici hanno salutato il passaggio della statua.
Thank you.
Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. A Chiaravalle il concerto del gruppo Carisma Band.
Nell'ambito delle manifestazioni civili in onore della Madonna della Pietra che si sono tenute a Chiaravalle, un successo ancora una volta per le scelte del Comitato Feste nel far salire giovani chiaravallesi e del comprensorio sul palco adibito in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pietra. Il gruppo, capitanato da Roberto Gadieri, ha deliziato il numeroso pubblico presente e ha arricchito anche il gruppo con la presenza del musicista chiaravallese Francesco Ciancio. Con i Carisma Band, il rappresentante Roberto Gareri e Verica Carcagno. Allora, frontman di Roberto, questa sera una serata particolarmente piacevole, grazie per la vostra bella musica, la gente ha partecipato, ecco, le tue impressioni suonare a Chiaravalle poi? Diciamo serata bellissima, bellissima perché abbiamo visto un pubblico che ha partecipato dall'inizio fino alla fine, quindi c'è stato proprio l'appoggio del nostro pubblico e quando ci si ritrova ad avere davanti il proprio pubblico ed essere partecipa alla propria festa è una cosa che non si può descrivere, a parte che noi viviamo di musica ed è un progetto importante perché tra le altre cose noi cerchiamo sempre di inserire delle belle canzoni e tra l'altro nel gruppo di far emergere sempre qualche new entry, proprio perché il gruppo Carisma Band vuole lasciare il segno in tutte le piazze che va a fare. E questa sera il segno l'ha lasciato Erika, con la sua splendida voce chiara e molto limpida. Ecco, com'è che nasce questo connubio con il Carisma Band? Per caso, in realtà, perché mi sono trovata
ad affiancarli in un momento di difficoltà e alla fine insomma mi sono trovata molto molto bene, mi hanno accolta subito con grande professionalità e è nata anche una bella amicizia. E soprattutto questo aiuta a far sì che il gruppo cresca in armonia. Assolutamente. I prossimi appuntamenti quali sono? Adesso bisognerà vedere perché ci saranno insomma altre cose da... Non abbiamo ancora un calendario ben preciso, ecco. Del resto ancora siamo a metà dell'estate. Roberto, questa sera abbiamo visto anche la partecipazione di altri ragazzi, che musicisti chiaravallesi, affermati anche se vivono magari a Roma, ecco. Qual è stato il loro spirito? Io Francesco lo conosco da piccolino, quindi naturalmente averlo anche per un attimo nel gruppo e sapere la sua qualità è un qualcosa in più che dà al gruppo, ma non solo, ma è un qualcosa che rimane proprio nella nostra città, la verità. E quindi quando un musicista che parte da lontano, anche se le radici sono proprio chiaravallesi, averlo qui sul palco per la festa della Madonna della Pietra non può che essere un'emozione per noi e per lui essere qua, visto che lui abita qui a due passi, quindi ha vissuto fin da piccolo quelle che sono le emozioni della festa della Madonna, quindi è veramente importante averlo avuto qua stasera. Oltre ad esserci Erika sul palco come rappresentanza femminile, c'è anche la bassista. Vuoi dire qualche, spendere due parole a proposito di questa splendida ragazzina, grande musicista, presumo? Assolutamente, lei ha un grandissimo talento, si chiama Rosy Remy, e sono certa che sentiremo parlare di lei. A Chiaravalle il suono delle pipite e delle zampogne, come ogni anno, rispondono presente. Come da tradizione, ancora una volta, presenti alla festa della Madonna della Pietra, i zampognari, accompagnati dal presidente dell'associazione, i pignatari, Domenico Frustagli, reduce da numerosi eventi, soprattutto a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Sì, è stato diciamo, l'ennesimo successo che ha visto oltre 40 suonatori provenienti da ogni parte della Calabria e questa è stata per me una grande soddisfazione, perché anche se faticosa, perché organizzare un festival, un raduno con tanti suonatori, quindi tenere i contatti con tanti suonatori e poi organizzare il tutto, comporta un lavoro molto molto gravoso, però la soddisfazione poi è quella di vedere tanta gente che rimane impressionata positivamente, tanti turisti che vengono a fare i complimenti agli organizzatori, perché arrivare a Sant'Andrea e trovare uno spettacolo che non hanno visto e non vedono in nessuna parte d'Italia in questo periodo, credo che sia un evento eccezionale, un evento che dovrà durare nel tempo e noi siamo impegnati appunto per farlo durare nel tempo. Come è andata? Ma diciamo che è andata benissimo dal punto di vista della partecipazione, perché ripeto, 40 suonatori arrivati da Reggio Calabria, dal Pollino, dalla Presila, dalle Serre, da Chiaravalle,
è stato veramente un grande successo. Ci sono stati tanti appuntamenti, tante iniziative organizzate dalle associazioni con il supporto dell'amministrazione comunale, ma diciamo che alla fine quello che emerge, quello che prevale è appunto il divertimento che creano i suonatori, soprattutto quando sono in tanti. Sì, con Francesca abbiamo presentato un libro molto interessante, un romanzo di un ragazzo, che è un ragazzo che è Antonio Soriero, ha avuto un grande successo e sta avendo un grande successo a livello di vendita, quindi di apprezzamento, per cui con Francesco, che siamo sempre in stretto contatto, un bravo e un carissimo giornalista a cui faccio i miei auguri, il mio in bocca al lupo per un successo sempre più grande. Beh, qui è una festa molto sentita, ho visto, molto sentita, molto bella. Ci dispiace che alla fine poi arriva anche la pioggia, come ogni anno, sembra che sia la benedizione della Madonna, e questo fa parte anche della cultura diciamo cattolica, credere in queste cose. Beh, la zampogna, che è uno strumento che diciamo si suonava soprattutto nelle feste natalizie, ormai è diventato uno strumento molto interessante, molto apprezzato, che viene, che si diciamo viene suonato e apprezzato in ogni periodo dell'anno.